E inizia qua, ragazzi, il secondo video sui contratti da Fixer. I primi 8 li abbiamo archiviati, adesso tocca ai secondi 8, da 9 a 16. Allora, contratto da Fixer, vediamo qua cosa ci richiede. Il mio bersaglio si è fatto dei nemici potenti, quindi si muoverà sicuramente in fretta. Devo trovarlo e farlo fuori. Ok, è molto simile all'ultimo del video precedente. Che cazzo di macchina è? Una Renault elettrica, ma che cazzo? Nemici all'inseguimento, oh fantastico. A me non mi interessi tu, mi interessa lui. E cazzo! Vabbè, devo prendere un veicolo un pochino più massiccio. Ok, sta missione è tosta, ma almeno ho neutralizzato lui. Basta inseguitori. Brutta merda, bastarda. Figlio di troia. Vieni qui, vieni qua, che t'accoppo. Vieni qui, vieni qui, vieni qui. Godo con la forza. E che forza. 1:07. 7 secondi in più del contratto scorso. 6.000 dollari. 9 contratti su 40 completati. Prossimo contratto da Fixer, ragazzi. Cioè, cupa l'atmosfera qua. Devo spostare un'auto senza danneggiarla troppo. Sarà meglio prendere strade secondarie senza poliziotti. No, raga, odio sto tipo di contratti. E poi la macchina non è neanche tanto lontana. Va bene. Vediamo cosa c'è da fare. 1:40 per arrivare al punto di consegna. Dov'è? Oddio, beh, volendo sapete che ci si può anche fare. Se magari si camminasse a una velocità sostenuta, non escluderei la cosa. Ha detto che dobbiamo evitare poliziotti? Che cos'è quella roba in alto a sinistra? Ah, il profitto che cala? No. Eh no, eh. Ok, il profitto che cala, ho capito. Vabbè, non abbiamo momentaneamente bisogno di soldi. Ok, dovrebbero essere 3 veicoli, giusto? Bellino però! Con la barca. Figo. Certo che tutto il tempo perso a salirci non è d'aiuto. 793 metri, cazzo. Ma penso che ci si faccia, dai. Ottimismo. Ottimismo assoluto. Profitto risalito a 5.000 dollari, già ricalato a 4.900. Bellissimo. Ti faccio notare che se perdi secondi poi non li riguadagni, cioè guadagni solo il tempo che ti dà tra un veicolo e l'altro. Ci siamo capiti. Comunque, via.
2 minuti e 3. È una moto, perfetto, perfettissimo. Qua c'è da camminare per forza. 2000 metri! Sti cazzi, vabbè, ma tutto dritto. Pensavo peggio. Ok, per ora il profitto non è calato. Un minuto per 1,2 km. Secondi per 530 metri, dai. Sto veramente guidando a cannone. Ok, ci si fa. Finito. Sul molo. 29 secondi rimasti, 5.000 di ricompensa. Perfetto. 10 contratti su 40, siamo un quarto della storia. Siamo al secondo del secondo video. Ed eccoci a Brandon Docks per il prossimo contratto da Fixer. E devo aprire pure il cancello per raggiungerlo, fantastico. Ok. Tra l'altro qua ci ho fatto un covo di lavanda, se non vado errato. O un'antenna. O qualcosa ci ho fatto. Un veicolo rubato e portarlo a un punto di consegna. Qualcosa mi dice che incontrerò un po' di resistenza per strada. Lo so, ti capisco, Fra, ti capisco. Dammi sto veicolo, poi vediamo. Poi non è neanche tra i più veloci. Dovremmo neutralizzare un po' di persone, ho capito. Allora, fuggire da qua dentro non è difficile, basta aprire il cancello. Ora lo intercetto io. Siete arrivati, era proprio ora. Le slow motion qua sono veramente tanta roba. Intanto faccio così. Qualcuno è passato? Che cazzo è possibile? Buttiamolo fuori strada! No, sì. Ma sono dei geni allora. La pasticca, vaffanculo. Buttatelo fuori strada. Avessi sulla mappa i punti dove neutralizzare i veicoli, sarebbe anche comodo. Beh, ma ogni tanto capita. Andate, poi vi raggiungo. Però se poi ci unisci altri veicoli, zio, non sei tanto generoso, eh? Ok. Altro veicolo fatto fuori. Merda, l'auto è andata! Godo. Arrivano altri di voi. Adesso. Come arrivano altri? Come arrivano altri? Che vuol dire arrivano altri? Ora lo butto fuori strada. Alla faccia del contratto da Fixer. Ho perso l'occasione, cazzo. Qualcuno verrà neutralizzato qua? Sì. Sì. Merda, l'auto è andata! Sono un coglione! Ora di fermarlo! Ehi, occhio! Bene, così dovete fare il giro.
ora gli faccio vedere. Cosa mi fai vedere? Che affare che è. Adesso butto lo stronzo fuori strada. 5, un'altra macchina. Ciao, ne neutralizzo uno, ne compaiono altri 6. Ci penso okay. Io. Dritto, un cazzo. Adesso. Vabbè. Qua è uno solo, è da solo. Meglio così. Vabbè, ne perdo 5, ne riguadagno 3. Bellissimo. Come cazzo ci fu da sto club? È ora di fermarlo. Perdo le occasioni. Ok, qua qualcuno sicuramente ci rimane secco, perfetto. Godo, godo. Dai, deve essere la volta buona questa, dai. Dai, dai. Su anche sto ponte. Penso io. No, tu non pensi a un cazzo. Tu non pensi a un cazzo. Deve essere vicino. Qualcuno lo vede? No, non mi vedono. Non mi vedono. Dai, 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 ce la stiamo facendo, ce la stiamo facendo. Ce la stiamo facendo, ce la stiamo facendo, ce la stiamo facendo, ce la stiamo facendo. Venite a cercare. Però c'è da raggiungere la destinazione che era dietro. State a vedere, raga, come mi stanno aspettando laggiù, eh. Ma state a vedere. Non sono io. Dov'è quel bastardo? Ha cambiato destinazione. Ma vaffanculo. Ma allora sei stronzo. Ma sei stronzissimo. Guardate dove mi tocca andare. Lontano, trovatelo. Ok, buono. Via. 300 metri. Dobbiamo resistere. Dobbiamo resistere. Dobbiamo resistere, resisteremo. Ce la faremo. Cheat. Ce la facciamo, ce la facciamo, ce la facciamo. È durata una vita, ma ce la facciamo. D'accordo, andiamo via. Prendi e scappa. 6 minuti quasi. Però a volte ci sono quelli che durano di più, raga. Succede, succede. 4.000 tutti meritati. E ragazzi, proseguiamo con i contratti da fixer. Allora è qua dietro. Aperto, state a vedere per nulla. Esattamente. Vabbè, posso uscire di qui. Non posso uscire di qui. Ah! Attenzione, c'è un bancomat. Intanto ritiro i soldini che ho. 2680 solo? Pensavo di più. Comunque c'è 265.000, cioè non mi mancano i soldi. Spostare un'auto senza danneggiarla. Prendendo le strade giuste riuscirò a consegnarla al cliente senza troppi danni. Impossessati del veicolo. Ok, già mi sto preoccupando. Perché mi sono arrampicato? Non lo so.
E dammeli quei 440 miseri dollari. Oh merda, allora aspetta, dimmi la strada. Minuto e 15, zio, è poco. Ok, devo viaggiare tipo a una media di 90 all'ora per arrivare in tempo. Che è tanto. È veramente tanto. Ho aperto i dissuasori così perché mi andava. Anche qua sicuramente sarà quella storia famosa dei tre veicoli, sono sicuro. Sorry. Perché c'ho un tubo piantato? Ah, bellissimo. Vabbè, dovremmo farcela. Credo, ma penso proprio di sì. Tu madre quella zoccola. Ok, minuto e 20. Sti cazzi. Minuto e 7. Speriamo una volta non mi mettono la polizia in queste consegne, sennò veramente vado di fuori. La moto è più veloce, quindi volendo, se non combino casini, mo l'ho detto, dovrei arrivarci. Sì, è come se ci si arriva. Belli tranquilli anche. Sorry, tagliamo qua dentro. 17 secondi che avanzano, benissimo. Per una volta il veicolo è vicino, grazie. Oh, 1360, buoni. Bene, devi dirmi la strada, se no vado di fuori. Ok. Oh, una macchina che romba. Che bello. E 500 metri, 55 secondi, a voglia. L'abbiamo proprio passato in ciabatte questo, eh. In ciabattone. Posto, 35 secondi che avanzano. Di lusso. 34 secondi rimanenti, 5.000 dollari di ricompensa. E siamo super a posto. Prossimo contrattino, signori. It's behind the corner. E dopo aver sfasciato mezza Chicago, eccoci qui. Devo fare da esca. Avrò a metà città le calcagna. Niente di nuovo. Direi che... No. Dov'è sto veicolo? Devo fare da esca mentre altri se ne vanno a una destinazione particolare, giusto? Poi mi tocca anche abbandonarli, cioè insomma fuggire. Va bene. Allora. Ok. 21 checkpoint tutti a tempo. Terrami sulla terraferma, grazie. Thank you.
ormai mi hanno preso, ma mi frega un cazzo. Ma vaffanculo te che bighelloni lì. Sette. Otto. Non c'è traccia del sospetto, non vediamo il sospetto, cerchiamo ancora. Adesso mi hanno già rivisto. Ok, forse questi a giocare la seconda volta, nel senso che abbiamo già fatto un contratto simile, non sono poi così brutti. Anzi, in realtà mi piacciono un casino. È vero che il tempo è veramente poco, però sono molto adrenalinici, piuttosto che quelli che devi essere inseguito dai Viceroy e poi fare un casino di ravogli. Da un lato molto meglio questi. Dobbiamo fermarlo. E comunque sempre inseguimento è. A tutte le unità, supporto aereo. Cioè, inseguimento da parte loro perché io scappo. Vedete, la polizia qua, a differenza di GTA, ci va dentro i tunnel. Ora gli vado addosso. 21 su 21, eccolo qui. Centrali, abbiamo bisogno d'aiuto. Raid completato. Mi avete lasciato la polizia, vero? È certo che me l'avete lasciata. Vi pare? Vabbè, a questo punto stiamo insieme finché non scappo, è buona. Stiamo insieme finché non scappo. Suona molto sus. Però va bene, ma avete capito e mi credete. Fuga riuscita. A posto, ragazzi. Completato ride. Bimbi miei, 14° contratto da Fixer. Compreso questo, ne mancano 3 alla fine della seconda parte di video di contratti da Fixer. E abbiamo il contratto. Devo raddrizzare un lavoro di merda fatto da qualcun altro. C'è un'auto da recuperare, ma devo stare attento. Non sono l'unico. No. Veicolo. I celerini, i pulotti, sicuro. A conoscerli. Fuggi dal club, che palle. Guarda, ora ti vado addosso. Ora ti stiamo, boh, ti aiutiamo a prendere lo stronzo. Ma hanno già visto. Tanto qualcuno è già stato fatto fuori sicuro. Qualcuno, ci vado addosso. Ok, buono. Buono così. Ok, forse funziona, ma vaffanculo, coglione. Dobbiamo trovare. Ok, bene, bene, bene. Forse questi sono i tipi di contratti da Fixer che odio di meno. Vi dirò, ironicamente, quello che mi piace di più è quello a tempo. Dove c'è i checkpoint, è veramente adrenalinico. Ma mille proprio, eh. Ok, dovrei farcela. La traversata delle traversate. La traversata delle traversate. La traversata delle traversate. Ce la facciamo. Ce la facciamo. Ce la facciamo, anche se ci si schianta, ci si fa. Ragazzi, uno di quelli fatti meglio. 1:33, ma di che vogliamo parlare? 14° contratto da Fixer, portato a casa, $3000, andiamo. Anzi, 14°. Prossimo, ragazzi, contratto da Fixer, il 15°. Andiamo a vedere cosa ci chiedono. I Fixer hanno bisogno di un diversivo. Attirerò gli sbirri e farò da esca. Ah, perfetto, ok, ho capito quale. Pulito. Datemi un veicolo e risolverò il mondo, ogni problema su questa terra. Tra l'altro questo lo so. È il rifugio di Aiden. Proprio a casa sua il contratto.
Questo è il tipo di contratto che preferisco. Sono 24 checkpoint da adesso. Oh, da dove ci fa passare? Ma da dove ci fa passare? Bellissimo. Qua sfogniamo tutto. Metri. Questa macchina ha una stabilità veramente rara per questo gioco qua, ma rarissima. Merdona, vabbè, m'hanno visto, ma sti cazzi. Il tempo ce l'ho. Praticamente mi dà 5 secondi ogni checkpoint che prendo, che non è male. Diciottesimo checkpoint adesso. Merda. Sono un coglionazzo. Perché c'erano dissuasori aperti? Cioè, alzati non lo so. Veramente. Sto ancora cercando di capirlo. Comunque. Ci si fa, ci si fa. Tre stelle di sospetto per non aver fatto praticamente niente. Nel caso, richiudiamo. Vabbè, 39 secondi, sti cazzi. Dove cazzo passo? Ah, erano imbattibili, vaffanculo. Ok. Ce l'avevimo fatta. Mi hanno abbassato giustamente a 2 stelle di ricercato. E ora noi completiamo la nostra fuga così. L'unico problema di questo tipo di contratti è fuggire all'ultimo. Ma una volta che il contratto è finito, sti cazzi. Cerchiamo ancora. E buona. Fuga riuscita. Altro contratto da fixer. Che succede qua ai pompieri? Bah. The Firehouse. Devo consegnare un'auto in fretta con meno danni possibili. No. Userò le scorciatoie per fare prima. Insomma, per fare prima. Signor giudice, comunque ho capito di cosa si tratta. Va bene, ci stiamo. Come sempre uno. Se non mi metto il segnalino, raga, c'è poco da fare. Comunque 1,28 per 1100 metri, considerando che però non sono proprio tutti perfettamente lineari, ma ci si fa. Ah. secondi, sì, ci si fa, voglia ragazzi. A caso. Tanto poi durante un inseguimento me la metteranno nel culo. Perché mi piace creare cose a caso, è quello il mio problema. Va bene, dai, il primo è andatissimo.
L'avevo già vista la macchina, l'avevo già vista. Minchia, ma che cazzo è una punto questa? Una punto del 2001. Dov'è? È lontanino. Noi sfruttiamo la scorciatoia, anche se proprio scorciatoia non è. Un chilometro e mezzo, c'è il tunnel che ci porta laggiù, perfetto. Tra l'altro consegnata senza danni, da quel che so, credo. Penso. Non ci ho fatto molta attenzione, però, dettagli. Qua però mi hanno colpito loro, eh? Praticamente se azzero il valore della macchina, da quel che so, fallisco. Comunque abbiamo moltissimo tempo che avanza. Zio, mi dispiace. Ok, finita, non ho due. Roba che scotta. E se ne va un altro contratto da fixer, ragazzi. 16 su 40. Finito anche il secondo video sui contratti da fixer.